Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'invito a presentare, diciamo, appunto questo tema. In realtà questa è una presentazione che è già stata svolta in precedenti occasioni, quindi è un po' una replica e alcuni di voi probabilmente l'hanno già vista perché è anche disponibile online. Io in realtà sono appunto un ricercatore del CNR, ma diciamo, mi occupo fondamentalmente di aspetti legati alla sismotettonica. Recentemente anche alla geotermia, ma ho avuto occasioni sia a livello professionale come consulente che anche nell'ambito di collaborazioni scientifiche di avere diversi contatti anche negli anni recenti con compagnie petrolifere e diciamo in generale diciamo, imprese attive nel settore energetico. Però in una vita passata ho addirittura lavorato in una compagnia petrolifera, ci sono qui anche alcuni miei ex colleghi, era l'Enterprise Oil prima che venisse rilevata dalla Shell. E diciamo, in quel periodo, diciamo, quindi parliamo di un po' di anni fa, ho avuto per la prima volta occasione di prendere consapevolezza, si parlava del giacimento della Val d'Agri, del fatto che c'era un grosso giacimento vicino a delle faglie che in quegli anni si iniziava sempre meglio a comprendere che erano appunto delle strutture attive. E quello è un po' l'inizio del mio interesse per questo tema. Ho avuto poi occasione nel tempo di, diciamo, riaffacciarmi, riavvicinarmi a questo argomento in diverse occasioni. Fino a quando in tempi recenti ho sentito un po' le necessità, diciamo, di iniziare a esprimere alcuni, vedrete, sono concetti in realtà non particolarmente complessi, che per molti di voi sono probabilmente già abbastanza evidenti. Torniamo un po' più sulla terra rispetto alla presentazione di Carlo di poco fa. Però secondo me è un po', come dire, un punto, una sorta di coagulo anche di tanti ragionamenti fatti con diversi colleghi. E quindi diciamo in questa montante onta mediatica in cui c'era una crescente preoccupazione, secondo me a un certo punto mi è capitata l'occasione di iniziare a partecipare a convegni e incontri e quindi a mettere insieme questa presentazione che ora vi mostro. Ecco qua. Vedete che inizio subito, diciamo, siccome a parlare di questi temi si corre sempre il rischio di passare per negazionisti, è un termine diciamo in uso in certi contesti. In realtà io, come voi già tutti più o meno sapete, diciamo c'è poco da stare a discutere, il primo statement che facciamo è che è un fatto chiaro e noto che in alcuni contesti e in date condizioni le operazioni connesse con la produzione di idrocarburi possono stimolare sismicità. Quello che rimane nella mente del giornalista, del cittadino che giustamente si preoccupa è quasi sempre l'ultima riga, mentre probabilmente la riga più importante è la prima. Perché questo è un fatto, ma quello che noi dobbiamo capire e cercare di sforzarci di comprendere sempre meglio, quindi sia il mondo, diciamo, accademico, il mondo della ricerca, ma anche direi il settore industriale, è capire quali sono questi contesti e quali sono le condizioni in cui poi effettivamente si verifica questa potenziale sismicità. Questo è un po' l'oggetto della mia presentazione di oggi e infatti vedremo nell'elenco che vedete sotto riportato brevemente una sintesi, ma in parte credo che l'avrete già vista in alcune presentazioni precedenti, ma le rivedremo credo anche successivamente, però una breve sintesi di quali sono i processi noti, fondamentali, capaci di stimolare sismicità, quali sono le caratteristiche dei giacimenti che conosciamo in Appennino settentrionale. Questa è una presentazione che volutamente si limita all'Appennino settentrionale perché secondo me è emblematico per una serie di motivi. Vedremo una revisione critica di alcuni casi di sismicità stimolata ipotizzati in Appennino e vedremo anche un confronto con le evidenze desumibili dai cataloghi sismologici. Vedremo anche alla fine delle considerazioni conclusive. Allora, intanto un po' di terminologia, tutti la sappiamo già, però giusto per esempio avrete notato che in questa presentazione io parlo di sismicità stimolata, questa è una mia inclinazione, perché in realtà in letteratura scientifica è abbastanza diffuso il termine di sismicità indotta in generale. Molti però sono consapevoli, l'abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti, che esiste una differenza fra sismicità indotta, tra sismicità innescata. E quindi sostanzialmente in un caso le attività antropiche sono responsabili della gran parte della variazione del campo di stress che genera la sismicità, nel caso della sismicità innescata o triggered, le attività antropiche sono responsabili solo di una piccola frazione delle variazioni del campo di stress, mentre il ruolo principale è svolto da processi tettonici naturali che caricano delle sorgenti sismogenetiche. Il termine stimolato che io ho volutamente utilizzato nel titolo della presentazione è un termine generico di cui secondo me si potrebbe sentire la necessità, proposto da McGarr e che in qualche modo raggruppa queste due, diciamo, possibili definizioni della sismicità di origine antropica. E quindi è chiaro che, come insomma, abbiamo già più o meno tutti capito, le attività antropiche non sono in grado di indurre grandi e disastrosi eventi sismici, ma invece possono innescarli. Come probabilmente alcuni di voi già sanno, è comunque vero che andrebbe tenuto anche presente che terremoti possono essere innescati, quindi triggered, da fenomeni del tutto naturali. Per esempio, esistono diverse pubblicazioni scientifiche, qui ne riporto giusto una, che
che documentano con un approccio quantitativo come il terremoto del 29 maggio in Emilia sia stato probabilmente innescato dall'evento principale del 20. Allo stesso modo ci sono casi in cui noi possiamo arrivare a pensare che diciamo, stress naturali di origine teutonica giochino comunque un ruolo anche nel caso della cosiddetta sismicità indotta. Questo perché lo strato crostale sismogenetico è in realtà molto vicino a una condizione di rottura quasi ovunque. E, diciamo, ci sono diversi database compilati in letteratura che in qualche modo sintetizzano le caratteristiche dei principali eventi per cui è stata ipotizzata una relazione tra attività, diciamo, estrattive e sismicità appunto stimolata. E ci sono, per esempio, in uno dei più recenti di questi cataloghi, quello di Sucale del 2009, ci sono almeno 70 casi per cui è stata dimostrata o ipotizzata una relazione tra attività estrattive e sismicità, e vediamo bordato in rosso anche un esempio in Italia, che sarebbe quello di Caviaga, che discuterò brevemente tra poche slide. Questo è un dataset chiaramente incompleto per tanti motivi, evidentemente alcune zone del mondo, alcuni paesi sono più trasparenti e rendono più facilmente disponibili delle informazioni, in altre aree queste informazioni sono chiaramente lacunose o difficili da reperire. E probabilmente, diciamo, si vede già dalla cartina riportata sotto, ma i casi documentati e ipotizzati sembrano distribuiti in un modo in realtà non uniforme. Anche all'interno di uno stesso bacino petrolifero, per esempio, abbiamo dei casi in cui i giacimenti non hanno tutti lo stesso comportamento. Basta pensare alla prima figura che abbiamo visto dell'Olanda, si nota chiaramente che alcuni giacimenti hanno associato una sismicità stimolata, altri no. E qui torniamo al discorso dei contesti e le condizioni in cui, diciamo, le attività estrattive possono indurre eventualmente sismicità. Le magnitudo sono tipicamente limitate a 5, inferiori o minori di 5. In alcuni casi, in realtà di controversa interpretazione, si hanno anche magnitude riportate che arrivano anche al 6 o al 7. L'attività estrattiva, ora questa è una, diciamo, una platea qualificata nella sua stragrande maggioranza, quindi mi perdonerete, ma diciamo, questa è una sintesi di che cosa succede quando si ha una produzione di idrocarburi. Lo sappiamo più o meno tutti, non si estrae, non si estraggono solamente fluidi, ma si iniettano anche, e l'iniezione di fluidi ha a che vedere con lo smaltimento dell'H2O prodotta insieme agli idrocarburi, con casi dove si fa di recupero secondario o addirittura terziario, cose, diciamo, relativamente rare in Italia. In generale sappiamo tutti che le pressioni e i volumi di acqua sono solidamente gestiti entro livelli tali da mantenere il regime di pressione al di sotto dei valori originari del giacimento, e poi tocco un tasto dolente, perché questo secondo me è, diciamo, il tema che poi spesso alimenta tanta preoccupazione a livello diciamo, di opinione pubblica, e questo, diciamo, come dire, temuto e fantomatico fracking, che, diciamo, mia personale opinione, ma credo qui di trovare tutti d'accordo, a parte aspetti, diciamo, sanciti anche nella strategia energetica nazionale che non prevede lo sviluppo di questo tipo di progetti, ma in realtà io credo che risorse di questo tipo, shale gas sfruttabili in Italia, siano in realtà praticamente quasi inesistenti, diciamo, oggetti valutabili a livello economico, tralasciando i problemi ambientali e l'alta intensità di perforazione, le tecnologie richieste da questo tipo, diciamo, di applicazioni. Quindi in Italia questa roba non si fa, però sappiamo tutti che a livello mediatico, secondo me, è stato un po' chiarito in una recente risposta nell'ambito di un'interrogazione parlamentare, la differenza tra il fracking, diciamo, in senso stretto, quello che viene utilizzato per esempio nello sfruttamento delle shale gas, e la cosiddetta idrofratturazione convenzionale, o anche definita stimolazione tramite fluidi pressurizzati, che è una tecnica in realtà molto diffusa, lo sappiamo tutti, anche, diciamo, in condizioni assolutamente, diciamo, normali nella manutenzione dei pozzi nei vari giacimenti presenti, in cui però appunto i volumi di acqua iniettata sono sostanzialmente almeno un ordine di grandezza più piccoli rispetto alla cosiddetta fratturazione idraulica ad elevato volume, in cui si raggiungono questi volumi, diciamo, che vediamo qua riportati, fino anche a 10.000 metri cubi per pozzo. Quindi esiste proprio, stiamo parlando di due oggetti che, se il mio figlio mi sale sulla schiena non mi preoccupo, se il mio collega ciccione di 150 kg mi sale sulla schiena, la mia schiena può darsi che accusi il colpo. Però questo è un concetto che a livello di opinione pubblica, secondo me, è poco, diciamo, come dire, passato, è una cosa che non si capisce chiaramente e su cui forse varrebbe anche la pena, diciamo, di chiarire un pochino meglio questo tipo di concetto. Iniezione di fluidi, l'ha già detto sostanzialmente Carlo Toglioni poco fa, quindi vado abbastanza veloce. Sappiamo tutti qual è l'effetto principale dell'iniezione di fluidi, e quindi è appunto questo aumento della pressione di poro, e quindi questa riduzione dello sforzo normale effettivo sui piani di faglia.
L'esempio tipico che tutti diciamo, citano spesso a questo riguardo è quello di Rangeley Oldfield in Colorado, un esperimento diciamo, sostanzialmente per un progetto di secondary recovery in cui ha chiaramente dimostrato come il controllo delle pressioni c'era una soglia passata la quale si innescava la sismicità. E sotto quella soglia invece le attività potevano essere condotte senza grossi problemi. Questa che è un'evidenza chiara, documentata e pubblicata già dagli anni 70, in realtà non funziona sempre così bene. Ci sono in realtà diversi altri casi in cui le cose non sono così semplici e l'esempio che si fa per questo tipo diciamo, di situazione alternativa è quello del Rocky Mountain Arsenal, in cui sostanzialmente vicino Denver, negli Stati Uniti, nel 61 venne perforato questo pozzo per smaltire acque contaminate, in realtà si dice fossero armi chimiche sostanzialmente che venivano smaltite in questi pozzi. I volumi iniettati non sono particolarmente importanti, ma come potete notare nel diagramma, in cui vediamo volumi, terremoti, pressioni e l'energia sismica rilasciata, vedete che nei primi 5 anni esiste una buona correlazione tra volumi e sismicità. A un certo punto l'iniezione sostanzialmente si arresta, vedete le pressioni scendono, i volumi anche, però a un certo punto parte una sequenza sismica importante, che è quella che rilascia il grosso dell'energia, con eventi anche diciamo sino a magnitudo 5,5, a distanza molto maggiore del pozzo rispetto ai primi eventi registrati nei primi 5 anni e che si sono appunto verificati anche dopo diciamo il termine dell'iniezione. Quello che insegna questa esperienza, che è una cosa che ormai diciamo è abbastanza compresa nei suoi termini generali, difficile da prevedere nella concreta realtà diciamo, delle attività che poi si svolgono eventualmente, e che abbiamo sostanzialmente due tipi di risposte: una risposta rapida, generalmente piccoli terremoti collegati con l'idrofratturazione, e una risposta lenta in cui invece i terremoti possono avere diciamo, magnitudo anche maggiori e che sono sostanzialmente il risultato della diffusione dell'onda di pressione nel sottosuolo, e che può, perché questa diffusione dell'onda di pressione in certe condizioni può appunto arrivare a avere un fenomeno di innesco, di triggering su strutture sismogenetiche che sono già caricate da processi naturali. E un altro processo importante che in realtà si verifica anche diciamo, a seguito dell'iniezione di fluidi, non solo come scritto qua nel caso dell'estrazione, è che quando noi abbiamo diciamo, un decremento della pressione di poro e una conseguente diciamo, contrazione del reservoir, una compattazione associata a subsidenza, abbiamo un fenomeno che entra in gioco, che appunto è il trasferimento dello stress, perché diciamo, il reservoir chiaramente è accoppiato elasticamente con la roccia circostante, quindi questa contrazione del reservoir produce un trasferimento di stress, definito stress poroelastico, alle regioni adiacenti, e che quindi questo processo può esso stesso generare terremoti. Esistono anche effetti cosiddetti poro-termoelastici collegati a effetti termici, ma il processo sostanzialmente è quello che vediamo qui in questo diagrammino rappresentato da Segal e in questa tabella ripresa da Grasso, in cui però quello che impariamo è che la sismicità tende a svilupparsi fondamentalmente nella zona del giacimento, quindi questi processi se avvengono avvengono nell'intorno del giacimento, entro diciamo circa 5 km, si sviluppano solitamente sopra e sotto il reservoir con un ritardo temporale rispetto all'inizio dell'estrazione. Quello che è importante capire, che vedremo nella slide successiva, è che però c'è bisogno che ci siano delle rocce competenti che possono accumulare questa energia elastica nell'intorno del reservoir, altrimenti questo processo è meno efficace. Mi vengono in mente, lo rivedremo alla fine, i casi dei nostri reservoir, ad esempio nei depositi pluvioceanici in cui abbiamo arenarie imballate in depositi argillosi. Questo tipo di processo ovviamente lavora molto meno bene. Infatti l'esempio tipico che si fa è questo che vediamo qui, Lac Gas Field nella Francia, nei Pirenei, e appunto come si vede nella figura in basso a sinistra, questa sismicità associata agli effetti di compattazione, effetti poroelastici, tende a svilupparsi sopra e sotto il giacimento, ma soprattutto in corrispondenza di un livello carbonatico che viene qui rappresentato in questa figura, che è quello che meglio immagazzina questa energia elastica e la rilascia appunto con una certo livello di sismicità. Esiste un ultimo processo importante che produce sismicità, è il cosiddetto disequilibrio isostatico. Questo perché se noi diciamo, produciamo idrocarburi, ovviamente questo vale particolarmente quando i volumi sono veramente molto importanti, rimuoviamo una massa dalla crosta e questo per ripristinare l'equilibrio verticale delle forze in gioco possiamo innescare appunto una risposta isostatica a questa diciamo, rimozione di massa, che produce un ispessimento crostale che per realizzarsi può coinvolgere, può implicare la riattivazione di faglie all'interno dei livelli crostali. Anche qui abbiamo un elenco di alcuni giacimenti per cui è stata diciamo, ipotizzato questo tipo di fenomeno. Vi prego di notare che nella tabella, nella colonna di destra, gli induced stress sono relativamente piccoli, parliamo di 0,0 megapascal. Ciò nonostante, per esempio, vediamo qui nel caso di Gazli,
che è rappresentato in questo caso, vediamo qui un giacimento veramente importante, sono 456 miliardi di standard metri cubi, è un giacimentone notevolissimo, con inizio di produzione negli anni 60, seguita da significative iniezioni di acqua nel sottosuolo, c'è stata una sequenza anomala fino a magnitudo 7, e ci sono stati in letteratura a livello scientifico diverse due diciamo, filoni di interpretazioni, alcuni l'hanno diciamo, tendevano a mettere in relazione con l'attività estrattiva, ma in tempi più recenti lo stesso Grasso, che poi ha lavorato anche con questo bosso, in realtà escludono, pur avendolo proposto negli anni precedenti, questo effetto isostatico, perché in realtà l'estrazione di gas si controbilancia sostanzialmente con l'iniezione di acqua e diciamo, questa migrazione della sismicità avviene con caratteristiche particolari lungo una struttura di cui poi si è diciamo, meglio compreso il senso e il significato. Ecco, abbiamo visto Gasli, 456 miliardi di metri cubi, diciamo qui lo sappiamo tutti, l'Italia non è il Texas, benché ogni tanto si trovi scritto su qualche diciamo, titolo di giornali, e le dimensioni dei giacimenti medi italiani sono molto più piccole dei giacimenti importanti. Per esempio il giacimento più grosso italiano è di qualche decina di miliardi di metri cubi, Gasli erano centinaia di migliaia di metri cubi. Quindi stiamo parlando diciamo, di diciamo, qui sono miliardi di metri cubi, diciamo, centinaia di miliardi di metri cubi, qui sono invece decine di miliardi di metri cubi, quindi un ordine di grandezza di meno, ma comunque diciamo, nei casi tipici possiamo arrivare anche a giacimenti di due ordini di grandezza più piccoli. Questo vale chiaramente diciamo, anche nel caso dei giacimenti di petrolio, i giacimenti più grandi sono generalmente nel range dei 100-200 milioni di barili, a parte la Val d'Agri che è certamente molto più grande, dai dati pubblicati che si trovano in varie diciamo, relazioni, vediamo che la Val d'Agri arriva ad avere anche 480 milioni di barili. E anche Tempa Rossa è un giacimento certamente molto importante. Metto qui Cavone perché tutti lo sappiamo, Cavone in realtà è un giacimentino, sono 20 milioni di barili. Ricordiamoci sempre che i giacimenti più grandi del mondo arrivano a questi volumi che vediamo qui riportati, come il giacimento famoso Gvar dell'Arabia Saudita, in cui appunto abbiamo almeno anche qui due ordini di grandezza e differenza rispetto ai giacimenti italiani. Cioè, i giacimenti italiani sono mediamente piccoli, purtroppo, per diciamo, l'Italia. Sezioni geologiche, non mi dilungo anche su queste, ma insomma sappiamo che fondamentalmente abbiamo qui, per esempio questa è la sezione di Cavone in alto, l'olio è sostanzialmente diciamo, contenuto nelle rocce mesozoiche carbonatiche, quindi quei colorini verdi e azzurrini, mentre invece la sezione sotto è una sezione a largo delle coste emiliane in cui vediamo che i giacimenti sono quei trattini rossi che vediamo all'interno del giallo, quindi sono sostanzialmente trappole stratigrafiche strutturali contenute all'interno dei depositi pleistocenici di Avanfossa. Questo lo dico perché il contesto geologico, come abbiamo visto, può essere molto importante per comprendere le caratteristiche della sismicità. Ora parto con una carrellata in cui queste figure si somigliano un pochino tutte e partiamo sostanzialmente, lo vedete qui, dal basso, questo è il quadratino rosso che identifica le aree diciamo rappresentate più in dettaglio, quindi qui per esempio questo è Caviaga di cui fra un attimo parlerò e sostanzialmente queste tabelle sono sempre costruite con della sismicità ripresa dal catalogo CSI che copre questo intervallo di tempo dall'81 al 2002. Questi diciamo, rettangoloni rossi sono il database delle sorgenti sismogenetiche riprese dall'INGV, quindi se vogliamo è la fotografia di quello che si ritiene essere attivo a livello tettonico, almeno in questo database, e sopra invece abbiamo una sismicità, gli stessi rettangoloni arancioni, ma abbiamo una sismicità ripresa dal database ISIDE. Quello che questa figura ci fa vedere è che diciamo, qui esiste appunto questo giacimento di Caviaga di cui adesso parleremo e vediamo che non abbiamo sostanzialmente nessuna particolare evidenza di sismicità né su ISIDE né sul catalogo CSI. Corte Maggiore, che è uno dei più grandi giacimenti di gas condensati ora adibito a stoccaggio, ha solo qualche piccola evidenza diciamo, di eventi su CSI e nessuna evidenza su ISIDE. Stiamo parlando di alcuni dei giacimenti più importanti che abbiamo in Italia. Dicevamo, terremoto di Caviaga. Caviaga è stato diciamo, in qualche modo interessato da un terremoto molto importante del 1951, con un terremoto di magnitudo 5.39, Caloi, che era un bravissimo geofisico dell'INGV, nel 1956 stimò la profondità a 5 km di questo evento e specificò che diciamo, in questo scritto che vedete riportato qui, questo è proprio il testo originario di Caloi, le frasi in giallo sono quelle riportate qui evidenziate, e scriveva testualmente, considerato il fatto che la zona interessata è notoriamente asismica, ritengono non del tutto improbabile un suo collegamento con l'attività estrattiva. In tutti i cataloghi successivi di lingua internazionale,
questa roba è diventato l'esempio tipico di terremoto indotto da attività estrattiva in Italia. Si partiva dall'ipotesi che quello fosse un settore asismico e quello riteneva non del tutto improbabile. Perfetto. Caviaca è un giacimento a gas condensati, chiedo scusa, ci riprovo, ecco qua, diciamo con caratteristiche diciamo più o meno note perché sono state pubblicate in vari casi, quindi 12 miliardi di metri cubi e diciamo un grosso giacimento anche per gli standard odierni, che però è stato interessato da un grossissimo importante blowout, erano le fasi pionieristiche dell'industria petrolifera nel 49-50. Questo provocò una grandissima onda emotiva nell'opinione pubblica e quindi immaginiamo che anche Caloi abbia lavorato negli anni successivi influenzato da questo effetto. E di fatto però l'affermazione è una zona notoriamente asismica, io non credo che quasi nessun geologo che si occupi di sismotettonica oggi la sottoscriverebbe, perché infatti in tutte le diciamo compilazioni di dati che esistono, come per esempio questa figura in grigio che vedete qui che è sempre le sorgenti sismogenetiche, siamo in questa posizione qua, vediamo che ci sono ormai riconosciute diverse sorgenti sismogenetiche sia sopra che sotto il giacimento di Caviaca. Ma c'è di più, in quella stessa zona, quando l'attività diciamo estrattiva non esisteva ancora, nel 1786 avvenne un altro terremoto di magnitudo superiore a 5. Quindi l'affermazione che era vera per Caloi, che aveva fatto un ottimo lavoro con le tecnologie e le conoscenze del 56, non è certamente più vera, diciamo, a tempi attuali. Mancano 5 minuti o ancora? Sì, sì, lei è in orario. Ce l'ho 5 minuti ancora? Sì, sì. Va bene, allora siamo perfettamente nei tempi. Ok, quindi questo è un esempio tipico di un terremoto che oggi esiste nella letteratura, non lo cancelliamo, quello continuerà a entrare in tutte le compilazioni database, ma è evidentemente una situazione che è al limite del credibile, perché la zona invece è chiaramente interessata da attività tettonica, però ci potrebbe rimanere il dubbio che quell'evento fu innescato da, diciamo, un esempio di sismicità innescata dall'attività estrattiva. Allora, quello che possiamo dire a questo riguardo è che, come vedete rappresentato in questa situazione, al 15.5.951 era stato estratto dal giacimento un volume di idrocarburi compreso in questo range qui, cioè circa il 4% del volume estratto a fine 2012. Allora, è un volume piccolissimo. Se la sismicità è innescata ad estrazione, perché in quel momento non si facevano iniezioni di fluidi, dobbiamo pensare o a effetti poroelastici o a effetti isostatici. Sono ambedue relativamente poco plausibili perché i volumi così piccoli non giustificano questa cosa e se avessimo avuto effetti isostatici avremmo dovuto continuare ad averli nel tempo quando i volumi aumentavano, e lo stesso per gli effetti poroelastici. Il fatto che in quella zona, l'abbiamo visto nella figura precedente, né in Iside né CSI c'è più sismicità, secondo me depone diciamo a favore di un'interpretazione in termini di una sismicità naturale. Ora ci spostiamo nella zona di, diciamo, di Cavone, ovviamente i colleghi che interverranno successivamente secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, è completo ed esaustivo e quindi non ho intenzione di entrare troppo nel dettaglio, però è difficile trattenermi dal fare alcuni commenti. Vediamo che per esempio diciamo, anche in questo caso nel catalogo CSI nella zona di Cavone non ci sono praticamente particolari attività sismiche rilevate, queste sono le due eventi principali del maggio 2012. E diciamo si vede invece una sequenza nella zona di Correggio associato a un evento del 96 noto, diciamo, è descritto anche in lavori scientifici, e quindi diciamo qui ricordiamo un po' le caratteristiche di Cavone, che appunto è un piccolo giacimento. E il commento, in realtà quando preparavo questa presentazione avevo quasi deciso di togliere le prossime slide, poi ho deciso di lasciarlo perché secondo me questa presentazione, che peraltro ho fatto anche diciamo nei mesi precedenti in luglio, quindi giugno, maggio e in altri casi, in realtà diciamo, è un po' una fotografia di quello che era eventualmente possibile comprendere diciamo, anche prima del lavoro quantitativo e del modello geomeccanico sviluppato nell'ambito dell'attività del Lab Cavone sulla base dei nuovi dati acquisiti con le attività di terreno. Però ci sono alcuni osservabili geologici che secondo me erano abbastanza macroscopici e che Carlo Doglioni ha in parte già ricordato. Le pressioni di rigniazione. Quando si parla di pressioni di rigniazione, un caso che viene spesso citato perché è un evento molto importante è questo del terremoto dell'Oklahoma del 2011, un terremoto con magnitudo fino a 5.7. Ma lì si parla di un reservoir, si parla di un reservoir compartimentalizzato in cui sono stati iniettati volumi di wastewater, diciamo lì non c'era più un'attività estrattiva, venivano reiniettate le acque di smaltimento di attività di fracking che facevano in altri pozzi, quindi non era un'attività strettamente connessa allo sfruttamento di quel giacimento. Ed è stato, vedete qui l'andamento delle pressioni, a un certo punto queste schizzano, cioè lì hanno chiaramente superato, l'hanno sovrappressionato, ma di tanto rispetto alle pressioni originarie del giacimento.
Quindi è un contesto, quello tra l'altro ha dei livelli carbonatici relativamente piccoli, confinati in zone fagliate, c'è cioè un contesto completamente diverso rispetto a quello di Cavone, non c'è proprio paragone. Cavone, vediamo questa cosa qui, questo è il famoso incremento delle pressioni dal 2011 in poi, ma vediamo che siamo ben sotto dai valori delle pressioni iniziali. Cavone, sostanzialmente, i volumi iniettati sono addirittura minori di quelli prodotti, perché gli estratti sono questi, i totali sono iniettati sono questi, che poi sostanzialmente è l'acqua associata alla produzione di idrocarburi. E diciamo le pressioni di iniezione sono sostanzialmente idrostatiche, cioè non c'è paragone. Ciò nonostante, spesso questo evento dell'Oklahoma viene citato come esempio significativo. Carlo l'ha già ricordato, lo faccio anche io. Questa è la tipica figura in cui vediamo la sismicità indotta associata alla reiniezione di fluidi. Questi sono i dati ufficiali presi da un documento ENI che sta sulla commissione report ichese, e vediamo che sostanzialmente i pallini rossi sono gli eventi noti in questo intervallo di tempo nei 2 anni precedenti. Cioè, nella zona di Cavone non c'è sostanzialmente una sismicità indotta. Noi sappiamo che anche nei casi di sismicità innescata, invece, ci aspetteremmo di avere anche una sismicità indotta precedente l'innesco dell'evento. Qua questa cosa non si vede. Questo è un segnale molto importante che, diciamo, era evidente già da prima. E, diciamo, anche per fare un ulteriore commento, vedete il mio approccio abbastanza qualitativo e descrittivo, poi vedremo i modelli, diciamo, che meglio quantificano questi processi, ma come dire, fatti macroscopici, facilmente riscontrabili su documenti ufficiali. La migrazione della sismicità in Emilia, vedete che in questo caso, diciamo, questa è la situazione dell'Emilia nell'intervallo 2005-2010 e questa 2011-2012. Questo è l'esempio di Paradox Valley, che è un esempio particolarmente interessato, molto studiato. Lì hanno smaltito dal 96 in calcari dolomitici fratturati a 4,3 km. Acque ricche in sali per prevenire, diciamo, la salinità nel corso del fiume Colorado andando verso valle. Quindi volevano ridurre la salinità delle acque per una serie di motivi e di gestioni, diciamo, a livello di acquiferi locali. Lì una rete di monitoraggio ha registrato più di 1500 eventi con magnitudo maggiore di 1 e con magnitudo sino a 4,3. Qui la scala cromatica ci fa vedere che questa sismicità inizia fondamentalmente in questa zona, poi piano piano si allarga seguendo delle vie e poi diciamo in 10 anni arriva a interessare i settori più lontani. Quello che diceva anche Carlo poco fa, cioè se c'è una sismicità di questo tipo, l'onda di pressione pressurizzo, vado a interessare via via faglie o settori, segmenti di faglie, e quindi c'è questa migrazione della sismicità che qui è evidentissima. Ma pure qui c'è una rete locale che rileva potenzialmente fino a magnitudo, adesso non mi ricordo più, mi pare anche fino a 0,5, forse anche di meno, e questa cosa qui non si vede assolutamente. Non si vede in Iside, ma non si vedeva neanche in realtà sulla sismicità che abbiamo visto sulla rete locale ENI. Quindi qui abbiamo questa sequenza di sermide molto lontana e poi casomai abbiamo una migrazione al contrario, cioè un fenomeno che non torna con questo discorso dell'onda di pressione. E infine l'evoluzione della sequenza, pure questo ha già detto, non mi dilungo, insomma il fatto che essendo qui Cavone parta prima un terremoto più lontano, sapendo che i trend principali sono messi trasversali rispetto alla congiungente, insomma è una cosa che francamente, e noi sappiamo che non ci stanno grosse faglie che potrebbero fare da condotto, e se ci fossero state avremmo dovuto vedere la migrazione della sismicità lungo queste faglie, e non si vede questa cosa qua. Quindi insomma, diciamo, questi sono commenti abbastanza semplici, però ripeto, tra l'altro questa è una sintesi di tante discussioni avute con tanti colleghi a pranzo, in altri convegni, in altre occasioni. Mi sposto e vado verso la chiusura della presentazione. Qui stiamo continuando a migrare lungo l'arco, ci siamo spostati in questo settore qua. Qui abbiamo due dei giacimenti più importanti che sono Dosso degli Angeli e Ravenna, sono questo e questo sostanzialmente. E non abbiamo praticamente nessuna evidenza né sul catalogo CSI né su Iside di sismicità associata all'attività di questi giacimenti. Questo è quello che si vede nei limiti degli errori delle localizzazioni ipocentrali e nei limiti della completezza di questi database. È ovvio che con reti locali vedremo cose in più, però se ci fossero stati eventi importanti dobbiamo presupporre che li avremmo visti anche in questo caso. E questo è l'ultimo pannello che vi mostro sulla sismicità e poi mostro 3 slide di conclusioni ed ho finito. Quindi questo è San Giorgio a Mare, questo è l'unico caso in cui si nota questa coincidenza tra, chiedo scusa, tra eventi, diciamo, nel catalogo CSI, questa è la sequenza di Porto San Giorgio che è avvenuta nell'87, e diciamo questa, per esempio qui c'è San Giorgio a Mare, che è un giacimento di cui vediamo le caratteristiche in questo caso. Sono eventi abbastanza superficiali. Io personalmente non credo che, anche in questo caso, poi dopo negli anni successivi non c'è praticamente una grande sismicità, quindi c'è stata quella sequenza e poi più nulla. Quando io vedo questa cosa è un segnale, secondo me, che ci deve sempre far riflettere sull'ipotesi di un'attribuzione come causa alle attività di
diciamo, di estrazione di idrocarburi, perché ovviamente se fossero effetti polielastici o effetti isostatici, col proseguo dell'attività quella sismicità dovrebbe comunque in qualche misura continuare, anche se, diciamo, l'effetto di dissipazione dell'energia dovuta all'evento principale certamente andrebbe valutato comunque quantitativamente. Ecco, le conclusioni, quindi i processi generali, diciamo, vado molto veloce, così andiamo sulla parte più interessante. Diciamo, sappiamo che questo strato, diciamo, crostale sismogenetico è rottura quasi ovunque, sappiamo che ci sono vari fenomeni che possono interagire per produrre questi effetti, ma il concetto fondamentale è che con l'esclusione di pochi e chiari casi, la determinazione dei rapporti causa-effetto è sempre molto complicata, soprattutto, come si diceva anche prima, nei casi di innesco. E la riduzione, quindi i tre processi fondamentali li vediamo, diciamo, qui rappresentati di lato, quindi immissioni di fluidi. Qui abbiamo fondamentalmente fratturazione idraulica, generalmente con piccole magnitudo all'interno del reservoir, e in certi casi, spesso associati con iniezioni di fluidi più importanti, quindi recupero secondario, abbiamo visto smaltimento di wastewater, si può arrivare anche a magnitudo 5 per innesco di strutture sismogenetiche già cariche. Effetti poroelastici solitamente, diciamo, magnitudo sono relativamente, diciamo, contenute, siamo comunque entro il 5 e sono sviluppati sopra e sotto il reservoir, ma solitamente in una distanza contenuta rispetto alla posizione del giacimento. E poi alcuni eventi, diciamo, controversi, Gasly, Coalinga, in cui, diciamo, si è ipotizzato questo disequilibrio isostatico come causa e in quelle, diciamo, ipotesi si arriva anche a magnitudo più importanti. Ecco, il commento che farei è che, diciamo, i giacimenti in cui è stata registrata una sismicità correlabile con l'attività estrattiva sono in realtà solo una minima frazione dei giacimenti sfruttati. Quanto è vera questa affermazione e come la quantifichiamo? In realtà il numero vero di giacimenti, come sapete, non è ben quantificato perché poi bisogna vedere come sono compilati questi dataset, se hanno incluso tutti i microbi, i piccolissimi giacimenti oppure no, però insomma in alcune di queste compilazioni esiste questo numero, 65.000-67.000 giacimenti. Fossero pure tutti veri, 70 casi, abbiamo visto che uno di quelli, Caviaca, non lo è probabilmente, avremmo una percentuale di incidenza che è 0,1% dei casi. È tanto? È poco? Questa è una valutazione che, diciamo, deve essere poi sviluppata. Però certamente l'affermazione e il timore che pure esiste nella popolazione che ogni giacimento di idrocarburi produca necessariamente una sismicità indotta o innescata è comunque, diciamo, qualcosa che andrebbe riposizionato e appunto riportato ai dati contesti e alle date condizioni in cui poi questo succede, perché questo è il dato complessivo. Negli statistici degli Stati Uniti, vedete, i numeri sono anche, diciamo, di questo tipo qua, sempre 0, qualcosa a seconda dei vari casi. Assumiamo che negli Stati Uniti il dataset sia tra i più completi tra quelli disponibili e questa è veramente la fine. Giacimenti italiani, diciamo, abbiamo visto il terremoto dell'Lodigiano del 51 è probabilmente un terremoto naturale. Vedremo fra breve la presentazione di Astiz e colleghi che ci faranno vedere i risultati del perché si ritiene che non ci siano ragioni fisiche per ritenere che l'attività di produzione e reiniezione possano aver indotto il terremoto dell'Emilia. E poi l'affermazione su cui vorrei spendere gli ultimi 10 secondi, appunto, è quella che abbiamo in parte già introdotto. In questi database che coprono tutto il territorio nazionale, con le caratteristiche che abbiamo detto, in realtà si hanno scarse evidenze di sismicità stimolata, chiaramente attribuibile all'attività estrattiva. Vediamo una sovrapponibilità geometrica, cioè geografica, tra epicentri e, diciamo, poligono del giacimento solo in un paio di casi che sono Correggio, sostanzialmente Porto San Giorgio, questo nell'Appennino settentrionale. E questa è una cosa che, diciamo, potrebbe richiedere un approfondimento. Personalmente, essendo un territorio ad elevata attività sismica, tutto l'arco, l'abbiamo visto anche nella presentazione precedente, quella è la parte attiva, sono trappole strutturali dovute all'attività tettonica, il rischio che siano terremoti naturali è ovviamente molto elevato. Perché però in Italia non avremmo allora tutte queste manifestazioni di sismicità indotta? Secondo me la spiegazione è sintetizzata in queste tre frasi qua. In Italia non abbiamo il fracking, quindi non facciamo smaltimento di questi grandissimi volumi di acqua e quindi non abbiamo questo tipo di fenomenologie. In Italia i giacimenti sono in generale piccoli, quindi per avere lo sviluppo di processi e di effetti isostatici invece è necessario produrre importanti quantitativi di idrocarburi e essendo i giacimenti piccoli probabilmente non arriviamo ad avere, diciamo, le perturbazioni necessarie a generare effetti di questo tipo. E per lo sviluppo di effetti poroelastici è necessario avere reservoir di porosità elevata,
e compattabili, eventualmente associate a presenti faglie preesistenti, con strati sopra o sotto, diciamo, costituiti da formazioni rigide. Anche questo, se pensate alla vanfossa tipica pleistocenica, che la gran parte dei giacimenti sono in questo tipo di contesto, in realtà sono condizioni che non si verificano. E questo probabilmente spiega, per esempio, nel caso di Ravenna, di Dosso degli Angeli, l'assenza di sismicità dovuta a effetti piroelastici, che invece si vede chiarissima, ad esempio, in Olanda. Quindi in generale è necessario estendere e migliorare le idee di monitoraggio e ovviamente l'attenzione maggiore, l'abbiamo già detto, va ai grossi giacimenti tipo la Val d'Agri e ai progetti in cui si prevede una importante reiniezione di fluidi. Io vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la parola al nostro servizio. Ringrazio il dottor Scocca per la interessante presentazione, che tra l'altro l'occasione conferma anche i risultati che abbiamo avuto per quanto riguarda il campo di Cavone. Siamo in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia, circa 15 minuti, quindi darei subito la possibilità al collega Francesco Italiano di parlare del contributo che Assominerali ha dato al laboratorio Cavone. Grazie Francesco. Dunque, bene, lasciate insomma che vi, diciamo, vi traghetti verso la presentazione che poi verrà fatta successivamente, dedicata alle attività condotte all'interno del laboratorio in maniera più specifica, con questa breve presentazione di, diciamo, di pochi minuti e, diciamo così, e poche slide. Che vi descriverà sostanzialmente il ruolo che Assominerari ha avuto all'interno del laboratorio. Adesso permettetemi di farlo, diciamo, portando le lancette dell'orologio un pochettino indietro nel tempo. 1883. 1883 si verifica uno dei, insomma, degli eventi sismici più importanti per il nostro paese. E la caratteristica per cui, diciamo, ho richiamato questo evento è che, a valle di questo evento, il governo di allora decise l'istituzione di una commissione, la cosiddetta Commissione Reale Geodinamica, la quale operò per circa, insomma, poco più di 3 anni e successivamente deliberò l'istituzione di un osservatorio che dapprima fu provvisorio, diciamo, a Porto Rischio e successivamente definitivo a Casamicciola. La fondazione e la prima direzione dell'osservatorio furono affidate al geofisico e sismologo triestino Giulio Gabrovitz. Ora, all'interno la cosa, diciamo così, ancora più singolare è che all'interno dell'enorme produzione scientifica che il Gabrovitz produsse durante, diciamo così, la sua carriera, c'è l'idea di un'organizzazione, di una sorveglianza sismica a livello nazionale gestita da un organismo centrale. E tra le sue pubblicazioni troviamo diverse dissertazioni che si occupano del ruolo di triggering dei corpi celesti sull'occorrenza dei terremoti. Adesso riportiamo, diciamo così, le lancette dell'orologio, diciamo, a tempi più recenti, e riportiamole, diciamo così, al 2012, quando, a valle dell'evento sismico dell'Emilia, sostanzialmente abbiamo diciamo, l'istituzione di una commissione dedicata, la quale successivamente richiede, diciamo così, un approfondimento con un laboratorio dedicato. Ecco, ad un'analisi, diciamo così, superficiale, qualcuno potrebbe anche dire: beh, allora, da allora ad adesso non è cambiato niente. In realtà da allora sono cambiate tante cose, sono cambiate tante cose. E, diciamo, intanto abbiamo, diciamo, alle spalle, a questo punto, 2 secoli quasi di esperienza sulla conoscenza, quindi da parte delle università, dei centri di ricerca, ma anche, e io sottolineo soprattutto, da parte delle aziende che operano sul territorio. Se pensate, per esempio, che la prima rete microsismica installata per le attività geotermiche risale al 1978 nei Campi Flegrei. Sappiamo molto di più in termini di comprensione dei fenomeni che avvengono nel sottosuolo. Siamo in grado di acquisire sempre più dati diciamo così, con accuratezze sempre migliori. Abbiamo sviluppato nel tempo metodi di interpretazione sempre più accurati e sempre più rigorosi, e abbiamo una capacità di calcolo, quindi siamo capaci di fare conti in maniera straordinariamente più grande di quella che il Gabrovitz aveva a disposizione. Diciamo, queste caratteristiche, diciamo, ci portano ad un cambiamento radicale dell'approccio che abbiamo
nella gestione di questo tipo di fenomeni e quindi dell'attività diciamo che si fa sul territorio. Ci consentono di passare da un approccio reattivo, quindi quando noi reagiamo solamente a valle dell'occorrenza di un evento, ad un approccio proattivo, quindi in cui noi adesso siamo in grado di individuare gli elementi di rischio che possono mettere diciamo così, in crisi il sistema, e che in un immediato futuro, diciamo così, ci consentiranno di avere addirittura un approccio predittivo, quindi io potrò fare delle previsioni e dire, ad esempio, su una determinata faglia o in una determinata area, qual è lo stress indotto dalle attività antropiche e quindi poter stabilire a quel punto anche un sistema di gestione dedicato che consenta di capire se, ad esempio, l'attività sta andando nella direzione di inibire o di stabilizzare una certa area, oppure insomma sta andando nella direzione opposta, insomma, di creare qualche problema. Se volete, questa slide racchiude un po' quello che, anticipando le conclusioni che vedrete tra poco, è stato effettivamente il ruolo di Assominerarii. Perché? Perché alla fine, per fare questo tipo di lavoro, bisogna necessariamente passare attraverso l'integrazione di competenze diverse che spesso risiedono anche in luoghi diversi. E la rete delle aziende che operano all'interno di Assominerarii ha proprio questo valore, quindi oltre ad avere internamente delle competenze, quindi delle persone che hanno conoscenza della materia, ha un network per cui è in grado di attingere anche all'esterno per poter creare la squadra giusta e poter affrontare nella maniera compiuta, diciamo così, l'argomento. Il risultato qual è? Il risultato è quello che poi vedrete illustrato dopo, cioè è uno studio assolutamente rigoroso e nei suoi contenuti originale, quindi non trovate nessun altro studio che faccia questo tipo di lavoro. Dove nasce il laboratorio? Il laboratorio nasce da un'esigenza, allorquando all'interno dei lavori della Commissione Chiese, praticamente a valle di una analisi statistica, si mettono in correlazione degli eventi occorsi nel luglio del 2011 con un aumento di produzione del campo. Ecco, quindi questo è l'incipit, se volete. E questo tipo di analisi porta alla conclusione che voi tutti quanti conoscete, ma mi piace sottolineare il fatto che la conclusione, a mio avviso, ha maggior valore è quella in cui ad un certo punto si esprime la necessità di avere un quadro più completo possibile della dinamica dei fluidi di giacimento al fine di costruire un modello fisico del sottosuolo a supporto di questa analisi statistica. Ecco, questo qui, è il valore. Che cosa accade dopo? Accade che il laboratorio praticamente nasce in una situazione in cui, più che sulla disponibilità di dati che provassero la connessione tra le attività e la sismicità, si era sostanzialmente in assenza di dati che provassero il contrario. Quindi non c'erano dati che dichiaravano, passatemi, l'innocenza delle attività. E questo ha generato da subito una necessità importante all'interno del laboratorio, cioè quella di capire che tipologia e quanti dati fossero necessari e quali fossero i metodi scientifici che andavano applicati per poter chiarire il ruolo delle attività. A questo punto si sono generati da subito due filoni di attività che poi tra di loro sono interconnesse. Da una parte la campagna di raccolta dati e di interpretazione, quindi sono state fatte delle prove di iniezione, sono state fatte prove di produzione, sono stati acquisiti i risultati di studi, ancora in progress, come il progetto Geomol tra la regione Emilia-Romagna e la regione Lombardia, e sono stati interpretati questi dati. Contemporaneamente, ed è qui che interviene quello che vi dicevo prima, cioè il ruolo importante di Assominerarii, è stato avviato uno studio per riuscire a realizzare quel modello fisico che incorporasse tutte le conoscenze e mettesse insieme tutte le competenze diverse in maniera tale da raggiungere un risultato chiaro.
Beh, lo si è fatto diciamo, attraverso diciamo così, le competenze di sei professori statunitensi, ciascuno dei quali con competenze specifiche in materia, che potessero affrontare la questione, diciamo così, in maniera completa e in maniera organica, quindi senza lasciare spazi o dubbi di sorta. Ecco. Lo studio è sostanzialmente, beh, intanto è pubblico, quindi potete consultarlo e scaricare anche i dati che poi alla fine l'hanno originato dai siti del laboratorio e dal sito di Assomineraria. Lo studio si compone di quattro sezioni fondamentali, una sostanzialmente che fa la fotografia del sottosuolo e che rende conto dei movimenti, diciamo così, passati e recenti delle strutture. Una seconda fase che illustra, diciamo così, fa il punto sulla sismicità, diciamo così, registrata nel tempo e la sismicità storica. Una terza sezione che rivede i meccanismi ad oggi noti per l'induzione e l'innesco dei terremoti e li cala nel contesto di Cavone per vedere se questi meccanismi funzionano o non funzionano. E infine, diciamo, la quarta sezione chiude con, diciamo, la descrizione dei modelli geomeccanici, del modello geomeccanico che, diciamo così, che tra un po' vedrete. Quindi, diciamo, arriviamo alle conclusioni. Sostanzialmente l'iniziativa laboratorio, quindi Assomineraria ha aderito, ha patrocinato l'iniziativa, intanto nell'ottica di una crescente attenzione di tutte le società che operano all'interno di Assomineraria, di attenzione per le tematiche ambientali e la salvaguardia dei cittadini. Ha collaborato fornendo una risposta scientifica, diciamo, se volete, ben documentata. E lo ha fatto assicurando, assieme a tutte le componenti del laboratorio, quindi assieme alla Direzione Generale delle Risorse Minerarie, assieme alla Regione Emilia-Romagna, assieme alla società che opera sul campo, la Padana Energia, la massima trasparenza. Tutto questo, come detto, da una parte con l'obiettivo di chiarire effettivamente il ruolo giocato dalle attività di coltivazione del giacimento, ma anche con un obiettivo, se volete, molto più ambizioso, che era quello di dimostrare che esistono strumenti che sono in grado di gestire i rischi legati, diciamo così, al business della coltivazione degli idrocarburi. Questo fa una cosa importante perché ci consente di dire che abbiamo gli strumenti a disposizione, che dobbiamo svilupparli naturalmente, quindi dobbiamo essere sempre più bravi, ma che abbiamo la possibilità di mettere in campo quegli strumenti che siano in grado di darci delle sicurezze o, se volete, ridurre sempre di più il margine di incertezza per non cadere, diciamo, all'interno, insomma, di questi impasse come ci siamo trovati un po' a valle della Commissione. Io avrei finito per non rubare spazio alla presidenza. Grazie Francesco, grazie. Allora adesso diamo il campo a quanto già anticipato nella sua presentazione Francesco, ai colleghi d'Oltreoceano, Luciana Astic della Università di San Diego, California, Cliff Froelich dell'Università del Texas, Austin, Texas, Bradford Hager e Ruben Joannes della Massachusetts Institute of Technology, Andrea Plesch della Harvard University. Grazie. Ok. Welcome. Ok, thank you. While we're waiting for the slides, I'd like to begin by thanking you for having the opportunity to present here. We have a strong team, as has just been introduced, and it has been a real pleasure and a privilege to work on this data set from the Cavone Laboratory. Excuse me, you are the only one to present the whole... I'm presenting everything. Okay, you are welcome yourself and your colleagues here. We will listen very carefully what you want to say to us. Thank you. Okay, so yes, so I'm the speaker, but I have colleagues with a wide range of skills and complementary skills. And we've been working very hard to put this together.
We think that Italy is ahead of most of the world in taking on this problem of trying to quantitatively assess seismic hazards and associated with production. We're glad to be here. The outline is that I'll be giving a very much physics-based approach to the problem. We'll be looking at fault loading, fault strength, and pressure changes. Fault loading occurs by stress changes. Fault strength can change both from changing the normal stress and changing the pore pressure. It's very interesting. I'll be talking about Coulomb failure and Coulomb stress changes. We'll see if this problem extends through the rest of my talk. At least the first slide looked okay. And talking about tectonics and earthquakes, structurals, and historical seismicity, and also talking about pressure changes from production and injection, and estimates of flow parameters from field tests. The main piece of this talk is going to be the presentation of the results of coupled flow and geomechanical models of changes in stress. We've developed a new two-way coupled flow geomechanics models that includes faults, and we are going to use this on the Cavoni field as an illustration of how quantitative calculations, physics-based calculations of change in stress and strength on faults can be put into a reservoir context. And finally, approach that we've developed, we think, has very useful implications for balancing risk and production. So I'll begin here with a very conceptual view of the earthquake cycle. What's shown on this plot is the shear stress on a fault plotted as a function of time. From loading of the fault, the shear stress increases, and then when it reaches the strength of the fault, it decreases, releasing seismic energy, and so forth. We wish the Earth were this simple. Unfortunately, the Earth is not this simple, and we have both the strength of faults varying with time, perhaps as pore pressure intrudes a fault, or the normal stresses clamping a fault shut are released, and also the loading rate can increase as a function of time. Sometimes it will be loaded faster, other times it will be loaded slower. So we don't know how to predict the exact time that an earthquake will happen, but we can predict when earthquakes are more likely by looking at how the strength of the fault is balanced against the shear stress on the fault. So the way we talk about this is in terms of a quantity called the Coulomb stress, and we imagine that we have slip on faults when this Coulomb stress reaches a critical value. On the left side of this equation, we have the shear stress, which is caused by loading of the fault. And on the right side of the equation, we have the strength of the fault. So the parameters that control the strength of the fault are the coefficient of friction. We heard about that earlier this morning. The normal stress acting on the fault. If you put more normal stress on the fault, you make it stronger. And finally, the pore fluid pressure. If you increase pore fluid pressure, you weaken the fault. So we talk about a quantity called the Coulomb failure function, or the Coulomb stress change, delta tau c, and that's just taking the right-hand side of the equation and subtracting it from the left-hand side of the equation. So basically, we quantify the approach of loading to the strength of the field. Of course, we can't predict times of earthquakes, but we can predict earthquake likelihoods. So the way we do this is to look at the way a system of faults might respond to a stress change. So this is a rather complicated diagram. On the top row, I'm making plots of the shear stress accumulation on a fault system as a function of time. And on the bottom row, I'm showing the rate of earthquake activity as a function of time. So as a reference case, let's assume that the stress in this system is increasing at, say, 0.1 bar per year. That's the loading rate. We will have some background rate of seismicity. And then at some time, the rate of stressing increases. It takes the Earth a while to catch up, but once it does, the rate of earthquake occurrence will increase. And the larger the stressing rate increase, the larger will be the rate in increase in the rate of seismic activity.
In the right column, we see what happens if we're moving a system along, increasing the stress, and then impose a sudden change in stress, like we would have if we had an earthquake, and then continue to increase the stress at the background rate. Well, what happens is we see the familiar aftershock sequence, aftershock decay, where we have immediately after the earthquake, we have a great increase in the rate of activity, and then that activity dies over time. Its approach to the background rate depends on what the loading rate is. If we have low loading rate, it takes a long time to approach the background. If we have a rapid loading rate, it takes a short time to approach the background. Okay, so we've been looking at the Emilia-Romagna sequence, and this sequence illustrates these concepts extremely well. So in May,